Ciao, oggi parliamo di qualcosa da mangiare. Farò vedere alcuni prodotti che si possono portare per fare un pasto, due pasti fuori, quindi fermandosi e avendo a disposizione ovviamente qualcosa per cucinare, quindi sia un giro, diciamo un trekking piuttosto che al campeggio o al campo, ecco, se si fa un pernotto o cose di questo genere. Allora, vediamo un po'. Questo penso che sia conosciuto da praticamente tutti, sono i classici noodle. È una pasta disidratata. Dentro nella confezione ci sono anche delle spezie, delle verdure, del condimento per poi cucinarli. Cuociono molto, direi molto in fretta, nel senso che è sufficiente far bollire l'acqua. Nel momento in cui l'acqua bolle, si inseriscono le verdure, i condimenti, si mettono questa pasta disidratata e praticamente nel giro di 3-4, esageriamo 5 minuti, la cosa è pronta e si può mangiare. Un'altra cosa, questa è soia, sono cubetti di soia. Adesso non stiamo a guardare le marche perché vabbè, io li ho presi così come sono capitati. Comunque si trovano in diversi formati, di biologici piuttosto che no, OGM, piuttosto che un po', diciamo, di tutti i tipi, di tutti i prezzi, quindi questa, diciamo che una bustina del genere viene a costare 1 euro, 2 euro. C'è da tenere presente che la soia è molto proteica. 100 grammi di questi cubetti corrispondono a, che praticamente questa confezione sono 110 grammi, insomma, corrispondono a ben 4 etti di carne, quindi per un pasto un quarto di questo sacchettino è sufficiente. Questa è una monoporzione di fiocchi di patate, purè di patate, quindi per fare un purè, diciamo come si deve, ci vorrebbe il latte, però portarsi dietro il latte non è il caso. Va benissimo anche con l'acqua, volendo, avendo un pezzetto di formaggio, un formaggino che di solito, vabbè, se il tempo proprio non è torrido come vabbè quest'estate, ma un formaggino può durare, sciogliendo il formaggino nell'acqua e con i fiocchi di patate si ottiene un ottimo purè. Ci sono in commercio anche queste farine, sono praticamente cereali, anche questi cuociono in pochissimo tempo, perché qui per esempio dice 3 minuti, si possono fare delle vellutate, si possono fare, ecco, in questo caso magari è utile ovviamente avere per esempio un dado da brodo. Quindi nell'acqua si scioglie il dado da brodo, si aggiunge non tutto questo sacchetto, perché praticamente anche questo sono 4 porzioni. Ci sono anche delle monoporzioni, quindi dei sacchettini piccoli che sono probabilmente più comodi, visto che questo una volta aperto in qualche modo bisogna mantenerlo, mentre sacchettini più piccoli non, diciamo, non hanno questo problema. Vabbè, costeranno un pochino di più, ma vabbè. Non è quello il grosso problema. Cos'altro posso far vedere, o meglio, cos'altro ho portato? Questo è del couscous, ripeto, anche questa è una marca qualunque, ce n'è di tutti i tipi. Praticamente alla fine il couscous è pasta, quindi, però anche questo ha, comprando quello, diciamo, rapido, ha il vantaggio che in pochi minuti acqua calda, un po' un dado da brodo, si aggiunge il couscous, aumenta moltissimo di volume perché assorbe l'acqua e comunque è come mangiare praticamente un piatto di pasta, quindi nutriente, carboidrati. Insaporire queste cose, perché per dire la soia di per sé, cioè, è come una spugna in pratica, non sa di niente.
Allora, abbiamo varie possibilità. Ci sono in commercio, per esempio, queste bustine. In effetti servirebbero per condire l'insalata. Contengono olio extravergine, aceto e una bustina piccolina di sale. Ecco. Diciamo è un po' caro in effetti, perché una cosa così mi sembra di ricordare che va attorno tra i 60 centesimi e 1 euro. Avendo la possibilità di avere una bottiglietta tenuta stagna, portarsi dietro una bottiglietta con un po' d'olio sicuramente è più economico. Ecco, il sale ovviamente, piccolo contenitore, quello che... le spezie. Quindi per esempio peperoncino, ottimo, curcuma, ha un buon sapore ed ha anche un certo, dà un colore come fosse lo zafferano, per esempio, a quello che si cucina, zenzero in polvere, anche questo dà un buon sapore, fa bene anche per dire, diciamo insomma... È un'erba che oddio, c'è sia fresco che in polvere, in questo caso in polvere. Fresco ovviamente non se lo si può portare dietro. Il sapore del fresco e della polvere non sono la stessa cosa. Quello in polvere, dicono che faccia bene anche in caso di mal di stomaco e cose di questo genere. Ultimo, tanto giusto per vedere quello che ho preso qua, aglio granulare. E anche questo ovviamente è ottimo da mettere con dei cibi del genere per dargli un po' di sapore, per condimento. L'aglio poi fa bene di per sé, quindi ecco, cosa c'è da dire? Che ovviamente queste spezie soffrono un po' l'umidità, quindi ovviamente non ci si porta dietro un barattolo intero come questo, ma delle piccole porzioni. Se si hanno dei barattolini, dei sacchettini, o io avevo fatto vedere in un altro video, si possono autocostruire dei piccoli contenitori con praticamente questa è una cannuccia di quelle da bibita dal diametro un po' grosso. Sono quelle praticamente, so che si possono trovare dalla Coca-Cola da McDonald's, giusto per intenderci, o cannucce da cocktail. Si fa nient'altro che con una pinza fare un lavoro di questo genere, un accendino, si cola la plastica fino ad arrivare al bordo della pinza e si stringe col becco della pinza praticamente il tubicino rimane saldato alla fine da una parte. Se ne taglia via una strisciolina come questa, quindi un centimetro e mezzo, questa estremità praticamente la si schiaccia un po'. La si piega in due, in questo modo, e la si ripiega su se stessa, in modo che praticamente il tubicino rimane chiuso, ma lo si può aprire per prendere quello che c'è dentro. Il tappino, cioè quella parte che abbiamo tagliato, si usa per tenere chiusa, la si infila dentro. Ecco, questo piccolo contenitore ovviamente si può riempire aiutandosi con un piccolo imbuto, con qualche cosa, si può riempire con una spezia. Quindi, avendo dei tubicini così di colore diverso uno dall'altro, si possono mettere le spezie, il sale, queste cose. È anche possibile, volendo, fare delle monoporzioni, quindi senza fare questo lavoro, quindi avendo tipo un tubicino così. Si mettono un poco di spezie e si salda dall'altra parte con la pinza, quindi il tubicino rimane chiuso e saldato a prova di umidità. Nel momento che si usa diciamo il condimento, si apre il tubicino e lo si usa, perché ovviamente poi non è possibile
come posso dire, cioè, richiuderlo se non in questo modo, ma bisogna lasciare appunto uno spazio, insomma, ecco, questo è più o meno il sistema. E che altro dire? Appunto queste cose sono molto leggere, quindi diciamo che un pacchettino di questi sono 100-120 grammi. Questo va a un pasto, diciamo, oddio, ci sono dentro due porzioni, quindi volendo si potrebbe mangiare in due volte, oppure tenerlo per la sera, di maniera che sia un pasto un po' più abbondante. La soia sono altri 100 grammi e abbiamo detto si possono fare quattro pasti come fosse la carne, una bustina di questo di purè, adesso qui purtroppo non ho su, ma credo che sia una trentina di grammi, 30-40 grammi di polvere, di patate, quindi anche questa un peso contenuto. Se si prendono queste bustine, anche qui siamo nell'ordine di pochi grammi, c'è dentro 1 grammo di sale, 10 ml d'olio, 5 ml di aceto, quindi uno può anche lasciare via l'aceto, stiamo parlando proprio di un peso irrisorio. Questa bustina sono 165 grammi, anche qui allora si può, facendo il conto dei pasti che si vogliono fare, prendere il necessario o prendere le altre bustine, quelle quelle singole, e credo che siano meno della metà, insomma, ecco, diciamo un'ottantina di grammi, quindi tutta questa roba ha veramente un peso piuttosto contenuto. Volendo portarsi anche un po' di pasta, un po' di couscous, qui bisogna farsi per forza un sacchettino, con un sacchettino di quelli che si usano per congelare, e portarsi dietro la razione che si vuole. Queste cose ovviamente si possono anche mischiare, beh, è abbastanza chiaro. La soia va rinvenuta in acqua, quindi praticamente bisogna far bollire l'acqua. E una volta che bolle, eventualmente insaporirla, dipende se la si fa da sola o con altre cose, quindi comunque insaporirla magari con, ripeto, un pezzettino di dado da brodo. La si lascia a fuoco spento, o comunque diciamo non direttamente sulla fiamma, per non distruggere i nutrienti che sono contenuti, e la si lascia riposare, diciamo, tra i 5 e i 10 minuti, quindi aumenta molto di volume. E poi a questo punto, per esempio, io ho provato a mangiarlo insieme, quindi un pacchettino di questi. Allora, qui, siccome qua ci sono già dentro del condimento, delle cose, delle erbe, delle cose che insaporiscono, faccio bollire l'acqua, tengo presente che ovviamente l'acqua verrà assorbita sia da questi spaghettini sia dalla soia, quindi rispetto alle istruzioni contenute sul pacchettino, magari ne metto un po' di più. Quando l'acqua bolle inserisco il condimento degli spaghettini. Cosa faccio? Metto la soia si reidrata, e a questo punto, nel momento in cui la soia è reidratata, diciamo, rimetto il padellino, in modo che l'acqua riprenda calore, inserisco i miei noodle e tempo appunto 3-4 minuti. Ho un pasto praticamente completo, perché ho sia la pasta sia la carne, o meglio un sostituto della carne. E volendo farla da solo, appunto, può essere unita col couscous e un po' di spezie, con patate vellutata, cioè si possono fare con un po' di prove, mischiando questi ingredienti e vedere. Ecco, diciamo, io appunto li ho voluti presentare perché sono piuttosto leggeri da portarsi via, tutto sommato, insomma, sono abbastanza, non so come dire, non troppo elaborati, a parte magari forse i noodle. Vabbè, a seconda del contenuto delle bustine, però, cioè, le altre cose sono abbastanza naturali, chiamiamole così. E
e non appesantiscono neanche tanto, diciamo, mangiandole, nel senso che mangiando carne, cose di questo genere, può darsi che poi ci voglia un po' di tempo per digerire queste cose, si digeriscono direi abbastanza facilmente, comunque dando energie, perché stiamo parlando appunto di pasta, anche qui di pasta, di un sostituto della carne, dei cere di ceci, quindi anche loro vegetali e proteine, delle patate, che anche qui abbiamo dei carboidrati e quindi dell'energia. Un po' d'olio ce lo portiamo, diciamo che in questi dei grassi già ci sono. Niente, ecco, più o meno questa è la presentazione che volevo fare. Se ci sono domande, ovviamente basta commentare e io cerco di rispondere. Grazie per la visualizzazione e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!